500.000 euro è la cifra per ripristinare il complesso sportivo di Verdeacqua, chiuso ormai da tempo. Sta per essere consegnato il progetto esecutivo e l'assessore Piccinini è fiducioso di poter pubblicare il bando a marzo. Il complesso è chiuso da ottobre e c'è apprensione anche per la sorte dei 31 lavoratori di Verdeacqua che da mesi ormai non hanno lo stipendio. Verdeacqua è uno dei complessi sportivi che attende di essere restituito alla collettività, ma ce ne sono altri. Piazza d'Armi, ad esempio, dove dovrebbero partire a breve i lavori per lo spogliatoio del campo di rugby e per la palestra per 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport di Viale Ovidio invece, i lavori ancora non vengono completati. La posa del tetto è finita, ma servirà un'altra linea di finanziamento per completare gli altri lotti. Potrebbero essere usati i fondi della legge 41. Potrebbe sbloccarsi a breve anche la situazione del Pala Japan a Centicolella. Lo scheletro della struttura è ormai finito, ma mancano altri lavori e c'è un finanziamento CIPE da 6 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal comune, i tecnici sono al lavoro per una piccola variante al progetto esecutivo.